Christian Meyer è stato, come Mario Guarini, uno dei tutor docenti dei laboratori di FIM Educational, e direi come Mario Guarini ha fatto uno speech, un incontro con i ragazzi che è andato ben oltre il ritmo, la batteria eccetera, è andato, come si è parlato fino adesso, ad aspetti che riguardano in generale il mondo della musica, l'approccio con la composizione, in un momento tra l'altro in cui c'è bisogno di parlare nuovamente di che cosa è la musica nella complessità che aveva raggiunto e da cui poi si è risemplificata inspiegabilmente in qualche modo. Ti voglio subito, questa è subito la prima domanda. Si è troppo semplificata, secondo me è arrivato il momento di mettere un fermo all'onda musicale di oggi, e per mettere questo fermo ho pensato l'unica maniera è andare nelle scuole elementari e instillare nei bambini la passione della musica, però di un certo tipo di musica, una buona musica, non solo quella che ascoltano loro, che potrebbe essere una buona musica, ma potrebbe anche essere una musica meno buona. E allora questi bambini che hanno 7, 8, 9, 10, 11 anni devono bere obbligatoriamente, come le oche quando mettono il cibo per fare il patè di foie gras, no? Che le ingozzano, bevono questa musica obbligata, che è la musica delle radio, purtroppo, delle televisioni e di alcuni mezzi social che fanno girare un certo tipo di musica. Quindi è arrivato il momento di dire basta, ed ecco che io come in prima linea voglio entrare. Esatto. E cambiare questa, invertire la tendenza. E siccome avete smesso di dirlo come band, perché lo dicevate già come band, incominciate a dirlo come una sorta di discepoli che via nel mondo a distribuire il verbo degli eli, a raccontare insomma un po' le qualità almeno della musica che avete ascoltato, no? Anche in maniera modesta, senza raccontare necessariamente la vostra, ma almeno quella che vi ha fatto arrivare, certo, al punto in cui siete arrivati. Perché a monte di ogni musicista vi è ci sono anni e anni di ascolti di vari tipi di musica che ti vanno a formare, e quindi è il caso di dire a questi ragazzini che se vogliono fare musica devono comunque conoscere un po' la storia della musica. Ma di cosa stiamo parlando? Vogliamo far vedere magari un paio di slide giusto per capire quali sono stati gli argomenti? Ma gli argomenti di oggi, se mettiamo la slide numero 2, vediamo la slide numero 2, eccola qua. Questa è una slide molto interessante perché è la migrazione, diciamo, obbligata degli schiavi, degli africani presi all'interno dell'Africa e obbligatoriamente fatti marciare con le catene al collo in situazioni incredibili verso delle zone. Una delle più importanti è il Senegal, la vedete là, Sierra Leone e Senegal, che sono quelle che hanno diciamo dato il via alla musica afroamericana in America. Ed è infatti le radici del blues, sono le trovate nel Ghana, lì non c'è scritto Ghana, ma il Ghana è proprio lì, Sierra Leone, Senegal, e questi schiavi neri furono portati davanti a Dakar, la capitale del Senegal, in un'isoletta che si chiamava Gorée. Vediamo l'isoletta di Gorée, che sì, mi sembra sia la slide numero 4, guardate, una bellissima isola turistica, no? Uno dice vabbè, andiamo a farci un bel bagno qua all'isola di Gorée, e invece uno dei più grandi scempi umani è stato creato e gestito da noi, io dico da noi europei, perché i colpevoli siamo noi, francesi, olandesi, inglesi, però questa sofferenza, portoghesi. Questa sofferenza che abbiamo indotto, sì, purtroppo... La sofferenza terribile, vediamo una slide di sofferenza perché la voglio far vedere, non so, la nave numero 6, vediamo la nave... Questa è la nave dove venivano messi gli schiavi, quindi voi forse queste foto le avete viste, ma comunque se ne parla poco. Ecco, vedete, gli schiavi rimanevano per quasi circa 20 giorni e bloccati in quelle condizioni. Venivano nutriti il minimo indispensabile per arrivare in America e lavorare gratis per tutta la loro vita. Un inferno umano. Milioni di persone, non
100 persone, 1000, 2000, parliamo di milioni. Però quando sono arrivati in America hanno portato qualcosa. L'unica cosa che... Bravo, cosa hanno portato? L'unica cosa che potevano portare gli schiavi era la loro conoscenza nel cervello. Quindi hanno portato delle musiche, dei canti. E io qui vi vorrei far sentire le origini di tutta la musica che ascoltiamo oggi. Quindi ci siamo appassionati di... Gali? Siete appassionati di Gali? No, nessuno. Beh, sì, perché guarda, avete... in mezzo. In mezzo. No, siete appassionati di Frank Sinatra? Non lo so, potrebbe essere. Vi piacciono gli AC/DC? Sì. Benissimo. Tutti questi, Led Zeppelin, AC/DC, Nat King Cole, Miles Davis, Lee Morgan, John Coltrane e chi più ne ha, più ne metta, hanno avuto l'origine da questo scempio terribile. E ecco che queste origini musicali che loro, che gli schiavi si sono portati, erano nella loro testa. Proviamo a sentire. Siamo in audio. Siamo in audio, siamo nel Ghana. Adesso vediamo se si sente qualcosa. Eccolo qua. Qui sentite? Si sente fuori? Quello che sentite è musica del Ghana, ma qua poi perfetto. Fuori si sente? Ecco, quello che sentite non è nient'altro che la cultura, loro nella loro testa portavano questo in America. E qui dentro ci sono le radici del blues, perché questo intervallo che lui fa è proprio la radice del blues. Inizia tutto da lì, gli AC/DC, che hanno vissuto tutta la loro composizione sul blues. I Led Zeppelin, che hanno quasi la maggior parte delle loro composizioni, si fondano sul blues, si fondano su questa sequenza di note, che la vedete lì. Se andiamo a sentire, per esempio, perché il bello è sentire proprio il passaggio. Sì. Andiamo a prendere Black Dog del 71, no? Siamo in Inghilterra. Ma anche qui c'è lo stesso intervallo. È incredibile sentire la radice del blues del Ghana nei Led Zeppelin, ma così spudoratamente copiata. E la cosa bella è proprio quella, che il miracolo è stato miscelare tutto, perché nella miscela di questo blues e questi canti africani è nata la musica che ascoltiamo oggi, che amiamo. Ognuno di noi ama una musica, tutta quella musica arriva da là. Il prossimo passaggio sarà prendere i brani di oggi e riuscire a trovare quelle radici. Ma ci sono sempre, perché se tu prendi, ci sono anche dei rap, adesso io forse non ho un rap particolarmente... moderno, diciamo. Forse. Beh, però vediamo un po', provo a mettere, vediamo qui se si può cantare quell'intervallo. Sì. C'è dentro anche lì quell'intervallo, no? Blues del Ghana. Quindi anche del in Snoop Dogg e Quincy Jones trovate delle radici di quella musica. Quindi dobbiamo continuamente ringraziare gli africani e ricordarci la terribile cosa che abbiamo causato noi, che poi ha dato questo miracolo, per carità. Quindi tutte dobbiamo un po', come dire, la visione sarebbe che tutte le sofferenze a cui stiamo assistendo in questo momento potrebbero portarci delle nuove evoluzioni musicali. Dalla sofferenza arriva, probabilmente si genera facilmente un tessuto artistico. Questa è la speranza che noi musicisti possiamo, come dire, immaginarci nell'evoluzione della situazione attuale, no? In qualche modo. Penso di sì, il futuro, esiste un futuro, però bisogna sempre capire da dove arriviamo, e questo lo dobbiamo fare soprattutto alle nuove generazioni, perché noi, magari io sto parlando a delle persone più adulte e voglio dire, questi discorsi un po' li avete già sentiti, ma i ragazzini di 10 anni no, e allora è lì che bisogna andare da loro e aprire gli occhi, dire
sentite delle cose diverse che comunque arrivano tutte da questa storia, dalla storia dell'Africa. Allora, Christian Meyer non è solo oggi che fa questo discorso perché è disoccupato anche lui, che lo sappiamo che la band si è sciolta. È il mio nuovo lavoro. Ma sono anni... Comunicatore di storia. Esatto. Sono anni... Tra l'altro ti hanno invitato anche a TED, insomma hai fatto anche delle cose di livello. E sono anni in realtà che tu lavori anche sulla didattica, prima magari legata più allo strumento, ma adesso da un po' di anni anche a parlare ai ragazzi, no? Sì, preferisco più che parlare del mio strumento, parlare di storia della musica, perché voglio... instillare passione, che è il punto di partenza poi per partire con lo strumento fondamentale, insomma, quella la cosa. A quel punto lì dopo è quello che fa la differenza, vero? Certo, il ragazzino obbligato a studiare uno strumento senza passione difficilmente lo continuerà questo percorso. Il ragazzino che invece ama gli AC/DC a un certo punto dirà voglio suonare la chitarra come Angus Young, oppure voglio suonare la batteria come Phil Rudd, no? E quindi cominciano ad avere degli idoli di musica, e a quel punto lì studiano lo strumento, ma è la passione che ti genera quello, non è lo strumento imposto dai genitori. E qui mi ci metto anch'io, perché io ho una figlia che studia pianoforte e voglio dire, non penso sia strafelice di studiare pianoforte lì una volta alla settimana e fare gli esercizi. Ma scusa, lo facciamo vedere il video di tu che fai quella roba in cucina? Vediamolo. Vediamo il video. La batteria sta andando. Bello questo doppio senso della batteria che sta andando, che anche... Esatto, la batteria sta andando era la batteria del telefonino che si stava scaricando. Esatto. Beh, insomma, questo è anche il modo di affrontare lo strumento, no? Sì. Senza lo strumento, quindi giocare con la musica, sì, certo. No, mi chiedevo, visto che abbiamo parlato prima con Cesario della chitarra, strumento di grande appeal, no, per i ragazzini, poi invece del basso con Mario Guarini, invece uno strumento, come dire, diverso, che accompagna, qual è l'approccio naturale in qualche modo alla batteria da parte appunto dei più giovani? Ma è un buon approccio, perché la batteria comunque è uno strumento che subito dà soddisfazioni. Prendi due bacchette, dai due colpi sui tamburi e ricevi un bel suono appunto africano, ricevi qualche cosa che probabilmente è dentro il nostro DNA, quindi un bambino a gioia a suonare la batteria. Da lì a imparare lo strumento seriamente bisogna purtroppo passare dalla noiosissimo studio e degli esercizi, perché purtroppo è uno strumento che, se viene affrontato solo superficialmente, si rischia di non progredire, di fare solamente tum, ta, tum, tum, tun tun, per tutta la vita, e ingabbiati in qualche cosa che invece potrebbe essere, voglio dire, ci potrebbe liberare da quel tipo di schiavitù e suonare miliardi di altre cose. Christian, grazie. Prego. È stato un piacere, spero. Bene. Non so se avevi qualcosa da comunicare al gentile pubblico presente. No, sono contento di essere presente a questa manifestazione, perché è nella mia città. Perché io nasco a Milano e quindi mi fa piacere che ci siano delle iniziative musicali in una città che negli ultimi anni ha visto morire tantissimi locali, per esempio di musica dal vivo. E questo mi fa tanto dolore, e vorrei che proprio i potenti che ci guardano dagli uffici qua dessero più facilità di iniziativa alle persone che vogliono aprire un locale di live music, senza stare a mettere 5 miliardi di regole che a un certo punto tolgono la forza all'iniziativa di un povero signore che magari ama la musica dal vivo e decide di fregarsene, come ha fatto a un certo punto il buon Max della Salumeria della Musica, che a un certo punto ha detto ho dovuto chiudere il locale, adesso apro un bar sport. Non che lo sport non abbia la stessa valenza della musica, però
la Salumeria della Musica era uno degli ultimi locali di musica dal vivo di Milano, e adesso non c'è più, e c'è un bar sport per andare a vedere il calcio e che magari non ci siamo neanche qualificati. Ecco, grazie voi. A Christian Meyer. Grazie a tutti, ciao. Abbiamo un riconoscimento per te, un ringraziamento. Grazie sì. mille, sono contentissimo. Un award per Christian Meyer al FIM 2018. Grazie mille. Grazie a voi e a presto. Grazie, si tolga ciao. La corrente.